Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proseguiamo la nostra rubrica dedicata ai grandi fotografi. Oggi è il turno di Robert Frank. Prima di partire vi invito, se non siete iscritti al canale, a iscrivervi e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Robert Frank nasce a Zurigo nel 1924 da una famiglia di origini ebraiche. Dal 1941 al 44 lavora come assistente fotografo, mentre nel 1946, ad appena 22 anni, riesce già ad allestire la sua prima mostra fotografica, dal titolo 40 Photos. Un anno dopo lascia l'Europa per trasferirsi negli Stati Uniti d'America. A New York, Alexei Brodovich lo ingaggia come fotografo di moda per Harper's Bazaar. Parallelamente alla fotografia di moda, svolge anche un'attività prolifica di reporter freelance, che lo porta in Perù e in Bolivia nel 1948 e di nuovo in Europa nel 1949. Le fotografie di Parigi sono pubblicate in un libro dell'artista Mary Lockspicer, che Frank sposerà l'anno successivo. Nel 1950 Frank è già famoso ed Edward Steichen include alcune sue fotografie nella mostra 51 American Photographers allestita al MoMA di New York e poi nella celebre The Family Man del 1955. Tra il 1952 e il 1953 continua la sua attività di reporter in Europa e ben presto abbandona definitivamente la fotografia di moda e comincia a lavorare sempre più seriamente come fotogiornalista freelance. E nel 1955 è il primo fotografo europeo a ricevere la borsa di studio annuale promossa dalla Fondazione Guggenheim di New York. Con i soldi ricevuti viaggia per tutti gli Stati Uniti tra il 1955 e il 1956, scattando oltre 24.000 fotografie. Ispirato poi dai lavori dei colleghi Bill Brand e Walker Evans, decide di testimoniare le vite degli americani in una narrazione fotografica che confluirà nel suo lavoro più famoso, The Americans. E perché ciò fosse possibile era necessario ridurre al minimo il disturbo della fotocamera, che rischiava di interrompere il naturale scorrimento della vita dei personaggi di Frank. Sì, parliamo proprio di disturbo, di ingombro della macchina fotografica, non di disturbo ISO. Per cui il fotografo si pone a distanza, cerca di essere un po' più schivo, di passare inosservato, di vedere senza essere visto. E Frank viene anche a contatto con i principali esponenti della nuova generazione letteraria e artistica americana, soprattutto con gli esponenti della Beat Generation, e stringe una salda amicizia con lo scrittore Jack Kerouac, col quale porta a termine varie collaborazioni. Nel 1959 realizza la più nota collaborazione con la Beat Generation, quando dirige il suo primo film, considerato il padre del New American Cinema. Negli anni 60, dopo il fallimento della sua opera The Americans, duramente respinta dalla critica del tempo, la quale non apprezzava la deviazione dai canoni formali, Frank abbandona la fotografia per dedicarsi esclusivamente alla realizzazione di film. Sarà dopo la tragica perdita della figlia Andrea, appena ventenne, che Frank riprenderà in mano una macchina fotografica. E dalla metà degli anni 70 ad oggi, la sua fotografia è lontana dai reportage precedenti. Usa collage, vecchie fotografie, fotogrammi, polaroid, scrive, graffia e incide direttamente sul lato sensibile della pellicola. Nel 1996 ottiene l'Assemblad Award e nel 2000 il Cornell Kappa Award. Morirà nel 2018 alla veneranda età di 94 anni. Robert Frank dipinse gli americani come nessun altro prima aveva mai osato fare. Umani legati ai loro riti, alle loro credenze, alle loro abitudini, accomunati ad ogni altro uomo sulla terra dallo stesso senso di smarrimento e dalla stessa inquietudine esistenziale. Un'opera che per cui deluse quegli stessi americani e lo stesso Robert Frank, quando lui per primo realizzò quanto gli ideali democratici ed egualitari del nuovo continente fossero fragili se paragonati invece all'indole avida e consumistica degli uomini. Bene ragazzi, il video si conclude qua, spero che sia stato interessante, se vi è piaciuto mi raccomando come sempre lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e a me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!